La beata Anna Caterina Emmerich visse dal 1774 al 1824 ed è stata una delle più grandi mistiche della storia della Chiesa. Quando lei ebbe le visioni sulla vita di Gesù, dopo la passione e la morte di Gesù sul Calvario, lei vide Gesù scendere dagli inferi e così racconta: vidi il Salvatore avvicinarsi, severo, al centro dell'abisso. L'inferno mi apparve come un immenso antro tenebroso, illuminato appena da una scialba luce quasi metallica. Sulla sua entrata risaltavano enormi porte nere, con serrature e catenacci incandescenti. Urla di orrore si elevavano senza posa da quella voragine paurosa, di cui a un tratto si sprofondarono le porte. Così potei vedere un orrido mondo di desolazione e di tenebre. L'inferno è un carcere di eterna ira, dove si dibattono esseri discordi e disperati. Mentre nel cielo si gode la gioia e si adora l'Altissimo, dentro giardini ricchi di bellissimi fiori e di frutta squisite che comunicano la vita, all'inferno invece si sprofondano cavernose prigioni, si estendono orrendi deserti e si scorgono smisurati laghi, rigurgitanti di mostri paurosi, orribili. Là dentro all'inferno c'è l'eterna e terribile discordia dei dannati. Nel cielo invece regna l'unione di santi, eternamente beati. L'inferno, al contrario, rinserra quanto il mondo produce di corruzione e di errore. Là imperversa il dolore e si soffrono quindi supplizi in una indefinita varietà di manifestazioni e di dolori. Ogni dannato ha sempre presente questo pensiero, che i tormenti che egli soffre sono il frutto naturale e giusto dei suoi peccati. Quanto si sente e si vede di orribile all'inferno è l'essenza, la forma interiore del peccato scoperto, e la manifestazione di quei demoni che divorano già in vita le anime dei peccatori durante l'esistenza terrena. Infatti, ad ogni peccato mortale c'è un demone che entra nell'anima del peccatore. Tutto questo si può comprendere quando si vede, ma riesce inesprimibile a parole. Quando gli angeli che scortavano Gesù avevano abbattuto le porte infernali, si era sollevato come un subisso di imprecazioni, di ingiurie, di urla e di lamenti. Alcuni angeli avevano cacciato altrove sterminate torme di demoni, i quali avevano poi dovuto riconoscere e adorare il Redentore. Questo era stato il loro maggiore supplizio. Molti di essi venivano quindi imprigionati dentro una sfera che risultava di tanti settori concentrici. Al centro dell'inferno si sprofondava un abisso tenebroso dove era precipitato Lucifero in catene, il quale stava immerso tra cupi vapori. Tutto ciò era avvenuto secondo determinati arcani divini. Appresi che Lucifero dovrà essere scatenato per qualche tempo, 50 o 60 anni prima dell'anno 2000, alcuni demoni invece devono essere sciolti prima di quell'epoca, per castigare e sterminare i mondani. Alcuni di questi demoni furono scatenati ai nostri giorni, cioè all'inizio dell'Ottocento. Altri demoni saranno presto scatenati. Mentre tratto questo argomento, le scene infernali le vedo così orripilanti dinanzi ai miei occhi che la loro vista potrebbe perfino farmi morire, conclude la beata Anna Caterina Emmerich. Siano sempre lodati, benedetti, ringraziati e amati i santissimi nomi di Dio, di Gesù,
di Maria Santissima e di San Giuseppe.